Allora, eccoci qua con Mister Gianluca Brovia, al termine di Kerasckese Fossano. Mister, sicuramente sono più probabilmente i rimpianti per non averla chiusa prima e per le occasioni create non sfruttate. Sì, guarda, peccato, pareggio che dico peccato, però alla fine ci sta, ti dico che il rigore ha girato un po' la partita Sì. perché il rigore poteva chiuderla, invece sbagliando, ha dato coraggio a loro. Fino lì loro, secondo me, erano stati una squadra, cioè in difficoltà. Primo tempo tutto nostro, dove potevamo andare in vantaggio anche di 2 gol, non ci siamo riusciti. Secondo, fino al rigore, secondo me, la partita era in mano nostra. Ecco, Sì. loro c'erano proprio difficoltà a giocare, a creare, non hanno creato praticamente nulla. Di lì in poi, invece, secondo me poi il pareggio è legittimato perché hanno avuto poi, a parte il gol che è venuto da una deviazione di Hato, sfortunata, ma hanno avuto creato 2 o 3 palle Sì. importanti. Buongiorno ha sbagliato un gol a portavoce, cioè, poi il pareggio alla fine magari è anche legittimo. Paradossalmente dopo l'1-1 abbiamo avuto l'occasione con Eddy, Cornero incredibile per fare il Sì. gol 1 subito. Partita davvero bella perché occasioni ce ne sono state. Io sinceramente oggi il pareggio l'avrei firmato per tenere a meno 8 il Fossano. Così ti dico peccato, ecco, mi dispiace un po'. Adesso il futuro. No, niente, noi una partita per volta, adesso questo ci porta a 37, peccato poteva essere 39, però va bene, domenica arriva il Chisola, pensiamo al Chisola, andiamo a Chisola, pensiamo ad andare a Vinovo nel migliore dei modi e fare un'altra partita di qualità. Oggi abbiamo risposto presente, cioè oggi è arrivato qua il Fossano e secondo me abbiamo giocato un primo tempo dove siamo in campo solo noi, quindi noi ci siamo, ecco. Cerchiamo di dobbiamo andare avanti sempre di più, sempre credendoci e facendo le cose che sappiamo fare, ecco. Basta. Grazie mille, Grazie mister. a te, grazie a te.